Questo è il nostro appuntamento del martedì. Focus avrà due anime, si divide in due parti. La prima parte tratteremo di un argomento molto interessante, la seconda invece lo punteremo sulle scuole, scuole aperte, scuole chiuse. Ascolteremo un po' di genitori, un po' di insegnanti, insomma, dibatteremo insieme. Ma adesso intanto vi presento i miei ospiti. Il primo è il collega Massimo Clausi, che lo vedo adesso collegato, e poi già visto, l'avete già visto prima in frequenza. Eccolo qui, Franco Pellegrini, amministratore straordinario della Fondazione Attilio Elena Giuliani. Dottor Pellegrini, chiedo poco di abbassare un po' la telecamera perché lo vedo un po' distante. Nel frattempo però entriamo subito nel vivo del nostro appuntamento. Perché ho voluto che la prima parte di questo focus di oggi fosse incentrato proprio sulla Fondazione Attilio Elena Giuliani? Perché mi ha colpito un documento che è stato pubblicato sui quotidiani locali in occasione del trigesimo della morte del fondatore, che è Sergio Giuliani. Questo documento contiene una serie di passaggi che vanno oltre quello che inizialmente abbiamo immaginato fosse la Fondazione Attilio ed Elena Giuliani. Massimo, tu l'hai letto questo documento, vero? Questo che avete pubblicato anche voi. È molto interessante. Sì, l'ha pubblicato anche noi del quotidiano, ma io lo farei spiegare ovviamente all'amministratore straordinario, visto che abbiamo la fortuna di averlo, di averlo con noi. A me non resta ovviamente fare un ulteriore plauso all'attività che la Fondazione ha fatto sul territorio e che continua a fare, nonostante ovviamente la scomparsa di quella che è stata l'ispirazione, insomma, dell'istituzione. Senti, io voglio proprio partire, anzi scendo nella parte, diciamo, centrale del documento, quando dice vogliamo fare cultura, ma quale cultura? Partiamo da qui, Franco Pellegrini? Io non vedo nulla però, eh. Sì, Non non mi ci vedo. vedi, non ci vedi. Noi ti vediamo, ma no, tu non ci vedi. Sì, È normale? è normale, è così. Va bene, va bene lo stesso. Allora, il documento che l'ho scritto, voglio dire, cogliendo un'occasione dolorosa, che è l'anniversario della morte di Sergio Giuliani. Mi è sembrato che il modo più coerente, concreto e corretto anche di ricordare il presidente e fondatore della Fondazione fosse quello di proiettarci nel prossimo futuro. Cioè, ci sono interferenze però, eh? Io no, la sentiamo perfettamente. Benissimo. Di proiettarci nel futuro. Ora, il futuro che uno ha in mente è una cosa, il futuro possibile e che è necessario perseguire è un altro. E noi abbiamo scelto la strada del futuro che ci è stato, come dire, suggerito, quasi imposto dagli avvenimenti delle ultime settimane. Mi riferisco ovviamente alla vicenda della sanità, allo scandalo della sanità. Di questo scandalo io personalmente, ma credo che sia un'opinione largamente condivisa, diamo un'interpretazione, come dire, più generale, più radicale. La sanità è un aspetto di una crisi, di una fragilità, di una insostenibilità, vorrei anche dire, della vita politica, sociale ed economica di questa regione. Se mi è consentito un'immagine, io ho l'impressione che, immaginando che la sanità sia la parete di un quadrilatero, quella parete è interamente rovinata su se stessa, è crollata, eppure macerie. Le altre pareti, sempre sul piano virtuale, sul piano dell'immagine,
che sono quelli della politica, della vita delle istituzioni, della vita economico-sociale, della coesione in quanto comunità. Anche queste pareti danno segni forti di cedimento. Ora, da questa lettura, che noi pensiamo corretta, ma che naturalmente, come tutte le letture, soffre, della parzialità e della soggettività, noi abbiamo tratto l'idea che bisognasse fare e dichiarare nell'intenzione della fondazione un cambio radicale di marcia. E abbiamo voluto dire che con le stesse parole, cultura, partecipazione, promozione civile e quant'altro, si possono intendere cose radicalmente diverse. Porto l'esempio del Villarendano nasce come un centro culturale di promozione della vita civile. Bisogna intendersi però, come ho provato a fare in quel documento, su che cosa è la cultura. È la cultura banale del chiacchiericcio. È la cultura del conformismo, è la cultura delle riproposizioni, formule stantie, è la cultura, diciamo, dell'acquiescenza. Per noi no, per noi la cultura, almeno dall'osservatorio di Villa Rendano, è tutt'altra cosa. È una posizione fortemente critica che incalza coloro che appaiono inadempienti, inadeguati, sia i soggetti istituzionali, sia i soggetti politici, sia le classi dirigenti, non necessariamente politiche, cioè tutti coloro che a nostro parere non solo mancano al compito a cui sono chiamati dalla responsabilità che è stata loro conferita. Questa è la cambio di marcia, di direzione che ho voluto significare. Massimo, ti convince questo passaggio di Pellegrini, cioè questo cambio, questa necessità di, come dire, di entrare meglio di più, in maniera più fattiva, più propositiva nell'ambiente culturale, sociale, economico, politico di questa terra? Sicuramente sì, perché non è un mistero per nessuno che qua in Calabria abbiamo un deficit di classe dirigente, e quando parlo ovviamente di classe dirigente non mi riferisco soltanto alla politica, ma a classe dirigente a 360 gradi. Però devo dirti, e quindi ovviamente una fucina come Villarendano che può fare da stimolo, può fare, come dire, da spazio anche di riflessione per la futura classe dirigente è sicuramente importante. Del resto mi pare che questa vicenda di cui stiamo discutendo, che resta sullo sfondo, questa della sanità, abbia dimostrato, ahimè, come dire, che ci sia un deficit di classe dirigente anche a livello nazionale. Io spesso ho avuto questa impressione, no? Seguendo tutta questa, anche questa balletto e questo gioco di veti incrociati dei commissari, insomma, vedendo appunto il generale Cotticelli in televisione, qualche dubbio sulla qualità della classe dirigente che a livello nazionale, insomma, ti viene, ecco. E, diciamo che per il cambio di passo di cui parlava appunto l'amministratore Pellegrini, forse questo è il momento giusto, perché noi in questi giorni abbiamo visto che c'è una voglia di partecipazione da parte dei cittadini. E c'è perché abbiamo assistito a proteste più o meno partecipate un po' in tutta la Calabria, abbiamo assistito a cittadini calabresi che presidiano gli ospedali chiusi chiedendone la riapertura, quindi c'è questa voglia di partecipazione e di discussione. Certo, tutto questo va a cadere in un momento particolare perché a San Valentino dovremmo votare per le elezioni regionali, quindi sarà interessante seguire e capire cosa si muoverà poi nello scenario non solo politico, ma anche sociale calabrese. Senti, ti leggo questo passaggio e poi voglio sentire Franco Pellegrini. Favoriremo l'esercizio della democrazia e
Attraverso la nostra azione di sussidiarietà promuoveremo la cittadinanza attiva, vale a dire cercheremo di innescare processi virtuosi alla ricerca di nuove energie, risorse, opportunità per la nostra società contemporanea. E se non ci sarà consentito, ne faremo motivata e pubblica denuncia, investendo sull'intelligenza e sulla voglia di riscatto dei cittadini. Questo è un out-out. No, è una constatazione. Innanzitutto volevo dire che sono d'accordo con Massimo quando dice che c'è una inadeguatezza profonda, palese, marcata della classe dirigente in questo periodo storico, anche vorrei dire, a livello nazionale. Io facevo un commento semplice l'altra sera parlando con dei colleghi giornalisti. E questo è un momento di una drammaticità assoluta. È un'esperienza purtroppo unica, unica purtroppo perché è un'esperienza radicalmente negativa, che è destinata a cambiare probabilmente profondamente i nostri modi di essere individuali e collettivi. Una situazione così drammatica può essere equiparata senza esagerazione alla situazione di un paese che esce distrutto da una guerra o da una crisi economica devastante. La guerra, chiamiamola guerra pure. Bene, in questi casi particolari, tutti i paesi chiamano alla guida del paese le migliori energie che ci sono in campo. La Gran Bretagna si affidò a Churchill, la Francia si è affidata a De Gaulle, la Germania si è affidata ad Adenauer, l'Italia si è affidata a De Gasperi, cioè persone che potevano essere, come dire, contestate, portatrici di una visione politica condivisa o non condivisa, ma nessuno di questi personaggi, che non per nulla sono diventati protagonisti della storia e nella storia, nessuno di questi personaggi è stato sospettato di pensare prioritariamente al proprio interesse e poi di risulta all'interesse della nazione. Io ho l'impressione che molti cittadini a livello nazionale abbiano l'impressione di essere guidati. Ovviamente non si può generalizzare, ma diciamo di essere guidati da personaggi miracolati alcune volte, che hanno al primo posto la loro sopravvivenza politica. Hanno fatto largo uso di mastice e questo mastice lo hanno steso ben bene sulle basi delle sedie su cui seggono. E da cui non hanno alcuna intenzione di allontanarsi. C'è oggettivamente un intollerabile deficit di qualità nella guida di questo paese. Tornando, No, 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 prego. prego, 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 continui, continui. Naturalmente, però, noi non siamo l'osservatorio, come dire, o un soggetto attore, protagonista o comparsa, decidete voi, di una scena nazionale. Noi ci guardiamo con affettuosità, con amore, con spirito critico, ma anche con spirito costruttivo alla nostra terra. E aggiungo che guardiamo in particolare alla nostra città, Cosenza e l'area urbana di Cosenza. Quindi due giudizi negativi sulla dimensione nazionale e su quella locale possono perfettamente coesistere. Tornando sul locale, noi abbiamo 7 anni di vita, la fondazione ha 7 anni di vita. La fondazione poi vuol dire in concreto per i cittadini Villarendano, che è diventato un simbolo positivo, riconosco un simbolo positivo. Ma noi abbiamo anche colto però che il rapporto di Villarendano, nonostante le molte cose fatte, alcune meglio riuscite, altre meno,
Il messaggio soprattutto che Villa Rendano ha dato è stato colto parzialmente. Abbiamo detto che noi volevamo essere un centro di cultura e ho chiarito che cosa intendiamo per cultura. Avevamo chiesto che volevamo mettere in campo attraverso testimonianze, attraverso confronti, attraverso esperienze importate anche da contesti lontani, internazionali, mettere a disposizione della città e delle istituzioni della città delle esperienze virtuose e positive. Ora, questa offerta è stata recepita dalle istituzioni? La mia risposta è no, molto parzialmente. Scusate se vuoi, anche se per brevità e per efficacia di comunicazione sono più radicale. Quando uno mi chiede, ci vuoi raccontare in sintesi qual è il rapporto che la Fondazione e Villa Rendano ha avuto con la Regione Calabria, a prescindere dal colore politico e dal nome di chi l'ha diretta o la dirige. Io rispondo che il nostro rapporto si sostanzia in tre citazioni legali. C'è tre citazioni davanti al Consiglio di Stato e due citazioni di fronte al TAR, perché a nostro parere siamo stati discriminati in alcune circostanze. Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, ma siccome in Italia la giustizia amministrativa è fatta per non produrre effetti, quella sentenza del Consiglio di Stato non ci ha ripagato neanche moralmente di una battaglia durata 7 anni e che ci è costata 18.000 euro di spese legali. Questo è il rapporto con la Regione Calabria. Non abbiamo avuto attenzione, non abbiamo avuto risorse, non abbiamo avuto un'interlocuzione seria. E non mi riferisco a un singolo personaggio, mi riferisco all'istituzione nel suo complesso. Quindi non mi meraviglia affatto che poi il presidente dell'Assemblea regionale, personaggio dichiarato impresentabile, non solo si presenta, ma viene anche eletto, salvo poi raggiungere virtualmente le patrie galere. Bene, abbiamo 7 minuti. Massimo, mi pare chiarissimo quello che ha detto Franco Pellegrini, ma ti invito a riflettere su questo passaggio che segnala praticamente, sancisce il passaggio di mission, no? Una nuova mission della Fondazione. Leggo testualmente dal manifesto. Lavoriamo per mettere a nudo il re, deve alzare il velo che cela le ambiguità, le mistificazioni, l'inazione delle istituzioni alle quali vanno legittimamente imputate lo stato penoso della sanità pubblica, il colpevole scarso utilizzo delle risorse comunitarie, gli annunci di progetti faraonici destinati a non incontrare la realtà e, di conseguenza, la scomparsa dall'orizzonte di progetti avviati e mai terminati. Massimo. Massimo, hai ascoltato il passaggio o no? Beh, sostanzialmente è difficile dare torto, diciamo, al manifesto perché come? No, vai, 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 vai. Non so se mi sentite. Ah, ok, perfetto. Sto dicendo che è difficile dare torto a quanto scritto in questo manifesto dalla Fondazione, perché la Calabria è la terra, come dire, delle riforme mai attuate, di cui si discute da anni. E che però non arrivano mai a termine. Giusto per restare nella cronaca, proprio stamattina, no, abbiamo scritto noi cronisti di questa vicenda dell'acqua, del sistema idrico integrato che in altre regioni è partito da circa 10-15 anni. Qua invece siamo ancora alle battute preliminari con tutta una serie di dubbi, a tacere della riforma che aspettiamo da sempre, per esempio il settore dei rifiuti con la realizzazione degli impianti, di cui si parla da anni, non è stato realizzato nemmeno un impianto, a tacere della riforma del trasporto pubblico locale,
chi più ne ha più ne metta. Quindi fa bene la fondazione a fare, come dire, un po' da sveglia, diciamo, alle istituzioni. E fossi nel presidente Pellegrini, non mi cimenterei, insomma, in rapporti con chi non può o non vuole ascoltare. Quindi, insomma, eviterei il ricorso, diciamo, ai giudici amministrativi per avere qualcosa che la regione comunque non può dare. Rimarrei quindi su un fronte quasi, come dire, barricadero, insomma, di contrasto ovviamente costruttivo, di stimolo e di proposta, perché insomma ognuno deve fare il suo lavoro. È una fucina importante come Villa Rentano, è giusto che faccia un po' da pungolo in una situazione di assoluta autonomia e indipendenza al di sopra, diciamo, di ogni sospetto, come la moglie di Cesare. Per il resto, insomma, c'è molto da fare, soprattutto in questo periodo in cui ovviamente la pandemia che ci travolge ci rende complicato anche semplicemente incontrarsi, quindi figuriamoci fruire, avere delle fruizioni culturali comuni, quindi i dibattiti, le proiezioni. Quindi c'è molto lavoro da fare, ma io sono sicuro che in questo momento in Calabria c'è davvero terreno fertile. L'ultimo passaggio del dottore Pellegrini, che poi dobbiamo chiudere il nostro spazio. Allora, la mission mi pare molto tosta, molto complicata, difficile, che richiede uno sforzo di energie, un utilizzo di intelligenze, di competenze, di capacità, come forse mai fino ad ora si è tentato di fare. È una grande responsabilità. L'assume tutta? Assolutamente sì. Io vorrei soltanto dire a Massimo che noi non dichiariamo guerra a nessuno, ma non possiamo neanche accettare comportamenti che noi giudichiamo, non dico illeciti, ma certamente incongrui, inadeguati, quando ci colpiscono oltretutto. Per quanto riguarda poi le problematiche che debbano essere osservate, io direi che ce n'è una prioritaria. Nei giorni scorsi, mi pare, il direttore dell'Espresso ha dichiarato: la Calabria è un solo grande, il primo grande problema è che manca una società civile. L'ex procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e poi di Roma ha detto che i cittadini debbono essere protagonisti. Non devo demandare alla politica, alla magistratura, all'uomo forte, al missionario di turno la soluzione del problema. Ogni cittadino è soggetto e costruttore della propria condizione individuale e della propria condizione collettiva. È vero, purtroppo noi vediamo una società civile, in cui sono più pessimista di quello che dice Massimo. C'è una società civile che è poco. La vediamo meno stimolata dai problemi, dalle ferite che appaiono sulla scena della Regione Calabria. Noi denunciamo innanzitutto l'assenza di una comunicazione pubblica, una carenza generale della comunicazione e dell'informazione. Senza comunicazione, senza informazione adeguata, non ci può essere partecipazione dei cittadini. Non si costruisce quell'opinione pubblica che è l'anima e l'identità di quel modello di cittadinanza attiva alla quale noi abbiamo dichiarato di voler costantemente tendere. Bene, io vi ringrazio, naturalmente torneremo su questi argomenti nei prossimi giorni, anche per vedere i primi passi che muoverà la Fondazione in questa direzione. A me pare una bella missione, importante, specie adesso che siamo a ridosso delle elezioni regionali. Grazie a Franco Pellegrini per aver accettato il nostro invito, Massimo Clausi, col quale ci incontreremo prossimamente, naturalmente, perché spesso partecipa alle nostre trasmissioni. Adesso la pubblicità, poi parleremo di scuola. Aperta, chiusa, sentiremo un po' di pareri. A più tardi.
Torniamo in diretta. Naturalmente, vedete tra un attimo il nostro numero della messaggistica, potete pure intervenire. Parliamo delle scuole, scuole aperte, scuole chiuse, perché sì, perché no. Cominciamo da Giusy Sesti, che è un genitore, abbiamo due genitori ed una dirigente scolastica per discutere di queste. Saluto anche a Toni Barletta e Anna Maria De Luca, che è una dirigente scolastica. Cominciamo da Buon pomeriggio. Giulia Sesti, perché è contraria all'apertura delle scuole? Allora, il concetto è non è che a un genitore piaccia in una maniera chissà quanto grande la DAD, perché è ovvio che un ragazzino di qualsiasi età sia, avere un confronto diretto con un docente ha una capacità anche di recepire quello che gli viene insegnato completamente diverso. Il concetto principale non è che una scuola è un luogo dove ci sono più batteri oppure c'è il virus rispetto ad esempio al supermercato, è che proprio noi non abbiamo una sanità che permetta anche a uno stesso ragazzino di poter andare a scuola, poter essere tranquillo e libero, di non poter contrarre nessun virus, ma come nessuno di noi anche andando da qualche altra parte. Quindi io penso che la base di fondo sia quello che prima, avendo ora un commissario entrato quindi da poco, quindi gli si debba dare anche il tempo necessario al fine di poter ottemperare determinate possibilità che lui ha, nonché anche far meglio per quelli che non hanno saputo fare, a instaurare una sanità che possa permettere di essere un po' più tranquilli, che poi è ovvio che il Covid verrà sconfitto quando ci sarà, è ovvio che noi potremmo continuare a convivere con il Covid per tanto tempo, ma ad esempio noi rispetto a un'altra regione siamo realmente, e lo sappiamo tutti, stati penalizzati per la zona rossa non perché avevamo contagi chissà come, ma perché non avevamo proprio una sanità che ci permettesse di curarci da questi contagi, che è una cosa abbastanza diversa. Non penso sia cambiata tanto la situazione, anzi semmai è peggiorata. I nostri Quindi figli non sono capisco esposti. ora Lei dice: i come, nostri scusi. figli sono esposti ad un rischio che in questo momento dobbiamo evitare. Tutti, non è, siamo esposti tutti. È ovvio che però un bambino è molto più difficile a un ragazzino dire vedi di non stare troppo a contatto con un compagno, vedi di non di usare la mascherina 5 ore, cioè la differenza fra un adulto e un ragazzino, insomma, è abbastanza la conosciamo tutti. Quindi non possiamo nello stesso tempo dargli una responsabilità ancora più maggiore della loro età. Cioè, quindi dovremmo essere noi genitori, noi che siamo adulti a tutelarli, ma non perché la scuola è un posto dove tutti possono prendere tutto, ma proprio perché da tutte le parti li possiamo prendere. Quindi dovremmo essere un poco più intelligenti tutti quanti a comprendere cosa si può e cosa non si può fare, ma non perché uno preferisce la DAD, assolutamente no, perché non si può dire che in presenza è una cosa brutta e la DAD tanto equiparata alla presenza, assolutamente no, non esiste questa cosa. Anche stare davanti a un computer, mia figlia porta gli occhiali anche davanti a un computer, lei ha obiettivamente una mancanza delle volte, dice io non riesco a concentrarmi perché ovviamente mi bruciano gli occhi e mi fa male la testa. Tant'è che dobbiamo anche fare delle visite oculistiche perché ovviamente gli è ancora di più scesa la vista, ha una concentrazione completamente differente. Però bisogna anche ragionare un attimo nel termine che io preferirei che mia figlia a scuola continuasse ad andare anche fra un anno. Il fare che dobbiamo subito andare veloci, che dobbiamo entrare perché i bambini devono di nuovo socializzare. Sì, ok, ma io voglio continuare a socializzare per sempre, quindi dovremmo un attimo andare a monte delle cose, quindi cercare di frenare quello che prima. Poi abbiamo istituito dei ospedali da campo, perfetto, grazie, ma io penso che sarebbe stato più logico investire in strutture che noi abbiamo, come giustamente ha detto il commissario, la prima cosa che bisogna fare è aprire gli Va bene, ospedali che sono va bene, chiusi. va bene, va Quindi benissimo così. Sentiamo invece Toni Barletta che è favorevole invece a scuola in presenza. Perché? salve, buon pomeriggio, mi sente? Perfettamente, vada. Sono favorevole perché ho visto, almeno a Cosenza, c'è una situazione un po' diversa dalle altre città metropolitane. Se guardiamo Milano e guardiamo le altre città metropolitane con 2 milioni di abitanti, guardi, io dico che Cosenza è un'isola felice da questo punto di vista. Io credo che il sindaco, io credo che l'attività comunale quest'anno, quest'estate abbiano fatto tanto per la scuola.
Non sono di parte assolutamente, ma ho notato che la scuola, le scuole hanno avuto un miglioramento dal punto di vista di ambienti che lo cercavamo da anni. Ecco, quelle classi pollaio che tutti definivono dall'abnevole numero di alunni nella classe, quindi guarda, le cito mia figlia, 28 alunni. È diventata ora una classe sì con 28 alunni, ma molto più larga, il doppio, quindi con gli spazi giusti. Io sono favorevole perché la scuola è in presenza, quindi la scuola è in presenza, la scuola l'alunno ha obbligo di andare a scuola, ma in presenza. Guardi, gli spazi ci sono. Io sono favorevole anche perché se noi volessimo, dobbiamo dare ascolto alle norme vigenti che ci impongono la mascherina, che ci impongono un distanziamento, che ci impongono tante cose. Dovremmo anche andare indietro alle norme che ci impongono di andare a scuola. Perché credo che se gli scienziati, i medici, il governo e le istituzioni hanno inteso e abbiano lasciato aperte le scuole affinché gli alunni potessero andare a scuola. Ecco, voglio dire, se dobbiamo stare dietro alle norme, stiamo dietro a tutto. Magari potessimo fare quella mi piace e quella non mi piace. Dal punto di vista del contagio, io l'ho più volte detto, io vorrei tranquillizzare chi ha paura, chi veramente si sente combattere contro un qualcosa che non vede, un qualcosa di pauroso. Io vorrei tranquillizzare il primo me stesso. Forse il mio ragionamento è anche, diciamo che è anche legato a questo, un po' una sorta di autodifesa, ecco, nel mandare mia figlia a scuola. Guardi, stamattina alle 2 sono andato a prendere mia figlia per fare un esempio a scuola. Ha detto, era contentissima, diceva, papà, guarda, sai che è successo oggi? Dimmi, in matematica ci ha fatto vedere delle nuove cose, insomma, le temperature, eccetera. Io qualcosa già la conoscevo. E ho potuto apprendere quello che diceva in quel momento e mi ha interrogato sul punto in quello stesso istante. Va bene, E ha compreso la professoressa che io avevo compreso benissimo, quindi il rapporto, ecco, è stato diretto ed era contenta perché aveva preso un bel voto in matematica, aveva capito la lezione, ma proprio ora. Non... Allora dico, è vero che delle volte, ecco, basta poco. si fermi un attimo, si fermi un attimo. Vediamo adesso chi invece ci vive all'interno della scuola, ci sta 8 ore al giorno, la dirigente scolastica Anna Maria De Luca, che abbiamo in collegamento. Non so se hai ascoltato le due posizioni dei due genitori, favorevole alla chiusura, favorevole invece alla scuola in presenza. Qual è il suo pensiero? Allora, la scuola in presenza chiaramente è la cosa migliore, ma se ci sono le condizioni per realizzarla. Io stamattina ho scritto al prefetto perché noi siamo appunto aperti, perché appunto il dispositivo del TAR ci ha fatto riaprire e il nostro comune ha deciso di non chiudere le scuole, però appunto ho scritto al prefetto perché i ragazzi mi arrivano a scuola ammassati negli scuolabus senza nessuna garanzia né di distanziamento né di sorveglianza perché non ci sono neanche gli accompagnatori che per legge ci devono essere. Quindi, cioè, se io avessi una scuola con i ragazzi che arrivano distanziati così come li distanziamo noi, cioè se ci fosse fuori la sicurezza che c'è dentro la scuola, le scuole potrebbero essere aperte. Ma siccome così non è, arrivano ammassati negli scuolabus, la sanità fa acqua da tutte le parti, io preferirei tenerle chiuse e tenere la didattica a distanza, almeno fino a gennaio, fino a che non scende questo. Poi aprire veramente 15 giorni prima di Natale è solo un rischio inutile, direttore. Cioè, io sono di questa posizione da un po' di tempo. Cioè, se queste scuole fossero in un altro territorio, con una sanità che funziona, con i trasporti pubblici che funzionano, ben venga. Ma così è rischiosissimo. È rischiosissimo. Giusi Sesti.
No, è quello praticamente che ho detto, ovviamente la dottoressa l'ha esposto da un punto di vista prettamente più interno, ma tendenzialmente è quello che ho detto. Dopotutto vorrei comunque ricordare che ci sono stati i dottori, i pediatri, che hanno richiesto fortemente che non venissero aperte le scuole. Quindi presuppongo, io non essendo un dottore perché io faccio tutt'altro, ma i dottori ne sanno sicuramente molto più di me, molto anche più di lei, direttore, molto più di tutti. Quindi se gli chiedono questa cosa, un motivo ci sarà, non penso perché non gli piaccia andare a fare un certificato in più o in meno, perché comunque qui parliamo della salute pubblica, nonché anche di un essere umano che cresce, come anche del nonno del ragazzino che va a scuola. Concordo perfettamente con la dirigente. Il concetto principale è quello: se io ho la certezza che mia figlia, dentro, fuori, da qualsiasi parte, ha la tranquillità di poter andare a scuola e di non avere il terrore che se saluto un compagno, se la maestra ad esempio le si avvicina un po' di più per vedere se ha scritto bene o no il compito, se alla traccia è andata bene, ha paura di rischia quindi di prendere qualcosa, è ovvio che tutti i genitori vogliamo che andiamo in pre che vadano in presenza i nostri figli perché saranno sicuramente anche più soddisfatti loro nell'apprendimento, sono anche più realizzati da un punto di vista, come giustamente ha detto il signore, mi scusi il nome, ora non lo ricordo. Tony Dici, era Barletta. in presenza, ha fatto l'interrogazione, ha preso un bel voto, era molto più soddisfatta perché comunque era in classe, nell'ambiente dove tutti quanti siamo stati abituati a stare, no? Siamo cresciuti qui. Però laddove manca la base principale, che è obiettivamente la sanità, cioè io penso che realmente le parole stanno proprio a zero. Cioè io comprendo dei genitori che magari perché lavorano, dici mio figlio deve rimanere solo, io preferisco. Però sono onesta, per tante esperienze personali e parlo per persone che hanno avuto il Covid, io conosco amici che lo hanno avuto, quindi so di cosa si parla, come conosco tante persone che preferiscono che i figli vadano a scuola. Perché per loro è così, ma la motivazione reale non è che me la sanno dire, mi dicono ma perché così deve essere? Poi Sentiamo sicuramente se tutte la le norme. motivazione, scusi, se la motivazione la convince quella che sosterrà adesso Tony Barletta. No, si figuri, direttore, non devo convincere nessuno e non avrei questa presunzione, ci mancherebbe altro. Sono dei sentimenti quelli che noi genitori abbiamo come naturalmente i sentimenti del dirigente scolastico e della signora che ha parlato prima, della mamma. Io credo che noi genitori facciamo il massimo per i nostri figli e poi naturalmente educhiamo i nostri figli come al meglio. Le sensazioni sono quelle che si hanno, non sono certezze, questo deve essere chiaro una volta per tutte. Io credo che aprirla ora forse, sì, beh, sarebbe stato forse pure un po' anticiparlo così a ridosso delle feste, un attimino azzardato, ma io voglio dire, se mi consente la signora, anche una richiesta, non è che a gennaio cambi qualcosa, cioè, non è che a gennaio arriviamo, riapriamo le scuole a gennaio e siamo tutti felici e contenti. Quindi questa situazione pandemica deve passare come è arrivata, deve andare via come è arrivata. Io posso però dire una cosa, direttore, se mi consente. Io sono un genitore e sono un operatore sanitario. E dico che l'ospedale di Cosenza, l'azienda ospedale di Cosenza, è fatta da bravi medici e da persone competenti. C'è la carenza di un sistema sanitario regionale, quello che è latente. Ma l'azienda ospedaliera di Cosenza ha delle eccellenze che al nord ci invidiano, lo voglio dire perché voglio rassicurare, per quello che ne so, naturalmente, le mamme e i papà che ci ascoltano. E poi la signora prima ha citato i pediatri. Beh, i pediatri le dico una cosa, io non faccio il nome, ma sono stati chiamati da alcune mamme che conosco benissimo, i pediatri, perché avevano un po' la febbre, hanno fatto la visita da remoto. Ecco, dacci questo, dacci quello. Cioè, il pediatra non ci viene, non ci vengono tutti incontro a noi genitori, perché se no dovessimo portare il bimbo dal pediatra ci dice no, non ci venire, se no con un tampone negativo. Quindi, ecco, abbiamo una sorta di paura totale anche in alcuni medici di famiglia, non tutti fortunatamente, lo devo dire, direttore, non lo so se a lei, direttore, giunge anche questa notizia, se è giunta sicuramente sì. Senta, questa è la sua. Però ecco, il fatto che il medico di famiglia o il pediatra sia restio a venire in casa
Questo lascia intendere che c'è una paura fondata del contagio e questo dovrebbe, come dire, consigliare almeno una certa prudenza nel mettere insieme tanti ragazzi che stanno tante ore uno accanto all'altro all'interno di uno stesso ambiente. Questo è come la penso io, ma vediamo se Anna Maria De Luca è dello stesso parere oppure no. Direttore, io penso che sia una questione di priorità. Allora, la priorità principale per tutti dovrebbe essere quella di rimanere vivi. Quindi in questo momento è vero che bisogna equilibrare il diritto alla salute e il diritto allo studio, però le scuole funzionano, dentro le abbiamo distanziate, abbiamo seguito le regole, eccetera. La sanità non funziona, cioè, quindi vuol dire se la bilancia pesa. Cioè la sanità sta giù e la scuola sta su. Per riequilibrare dobbiamo aiutare la sanità e per aiutare la sanità significa che dobbiamo fare in modo di diminuire i contagi, di metterci in condizione di diminuire i contagi. Se i comuni che si prendono la responsabilità di non chiudere non garantiscono un trasporto scolastico adeguato, la bilancia, come dire, sballa. Quindi un sindaco può decidere di chiudere o di aprire, ma se decide di aprire deve portare i ragazzi a scuola in sicurezza. Perché questo serve per aiutare proprio la sanità, perché sicuramente ci saranno bravi medici in Calabria, non lo metto in dubbio, però lo vediamo che cosa sta succedendo, cioè, sulle televisioni tutti i giorni. Penso che nessuno di noi si senta tranquillo a dire vabbè, prendo il Covid, non fa niente, tanto sicuramente mi cureranno, sicuramente ce la farò. Non si sa quello che può succedere, può andare bene, uno lo prende in forma leggera, o può andare male, uno lo prende in forma gravissima. Io non ho capito perché alcuni si ammalano poco e altri si ammalano rischiando la vita, però il rischio c'è, riguarda tutti quanti. Quindi aprire le scuole con questi trasporti, con questi problemi sanitari, cioè noi garantiamo il distanziamento, che diceva lei, ma fuori non lo garantiscono. E quindi tutto il nostro lavoro diventa inutile. Cioè, non serve a niente perché anche se lei porta suo figlio per esempio a scuola è una campana di vetro, ma il compagno di banco ha preso lo scuolabus e si è infettato sullo scuolabus, il problema riguarda anche suo figlio, quindi il problema degli scuolabus non riguarda solo i ragazzi che lo prendono, riguarda anche i ragazzi che vanno a scuola in macchina accompagnati dai genitori e più che loro riguarda i nonni che sono quelli che veramente rischiano. Quindi la mia preoccupazione è per la popolazione in generale, per i nonni soprattutto, perché i ragazzi possono essere appunto un veicolo asintomatico, ma non mi pare sia mai successo che ragazzi o bambini si siano ammalati in modo gravissimo. Il problema è che noi non siamo in grado di gestire poi la situazione se il virus appunto, si propaga e la scuola è un nodo cruciale in questo. Quindi io per questo ho già scritto al prefetto, perché noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, però se mi riportano in queste condizioni io che posso fare? Niente. Ebbene, Giusy Sesti, lei sua figlia sta mandando a scuola in questi giorni, sì? No, mia figlia no, perché mia figlia è ancora in DAD, in quanto il nostro sindaco ha emanato un'ordinanza che fino al 3 compreso erano chiuse le scuole, mia figlia fa la seconda media, quindi già dal DPCM precedente era già comunque in presenza, in dad, scusi, non era più in presenza. Quindi lei non sta andando a scuola. Dovrebbe, laddove non dovesse subentrare un altro DPCM del signor Conte, dovrebbe rientrare il 4 di dicembre. Ribadisco però anche questo fatto, no? Diciamo un po' onestamente, anche il comunicare ad esempio se si entra a dicembre, se si entra a gennaio, anche il governo, cioè bisogna venire un po' incontro alle cose, bisogna essere un poco più decisi e logici, non si può aspettare fino al giorno prima per dire e comunicare anche a un genitore, da domani tuo figlio entra, cioè non Se esiste. dovesse essere così, Concordo con quello che ha detto, mi dica. se dovesse essere così, lei Non la ho sento bene. detto, se dovesse essere così, lei manderebbe sua figlia con uno stato d'animo fortemente ansiogeno? Non sarei proprio sicurissima, partendo dal presupposto che poi chiudiamo perché poi c'è l'Immacolata, quindi sarebbero i 2 giorni per poi ripartire il 9, anche questi modi di fare assurdi. Quindi non sarei proprio contenta e ci penserei realmente bene.
Ma ribadisco perché il problema non è la scuola all'interno, è quello che ci sta intorno e vorrei comunque ricordare al Signore che io l'ho detto precedentemente, con il Covid ci continueremo a vivere, ma se diamo tempo a chi è subentrato ora nella sanità di fare almeno un po' in più, non dico tanto perché insomma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, no? Ma di fare qualcosa in più, io presuppongo che in un mese qualche cosa possa cambiare. Visto che hanno fatto cambiare l'Italia nel termine neanche di un anno, e se ci sono le norme e i diritti di tutti, allora dovrebbe però anche esserci il diritto di tutti di poter lavorare e per portare i soldi a casa. Quindi, cioè, dobbiamo un attimo valutare quali sono realmente i diritti che vengono negati e quelli che no. Ma questa è un'altra sfera che, per quanto mi appartiene, automaticamente è una sfera che non tocco proprio dai concetti. Non è una mancanza di negazione allo studio, semmai è una tutela nei confronti di un alunno nel poter non andare a scuola in maniera, diciamo così, con punto interrogativo, ma di fargli continuare gli studi anche andando oltre. Concordo quindi sempre con quello che dice la dirigente, cioè preferirei che mia figlia avesse la tranquillità di poter continuare i suoi studi serenamente, non con il punto interrogativo un mese sì, un mese no, domani cosa mi succede, prendo questo e se poi lo do a nonno. Io ho mio padre a casa che non sta bene, mia figlia lo vede perché abitiamo insieme, quindi io devo anche comunque tutelare lui, nonostante mia figlia, nonostante mio marito, nonostante tutti. Però ognuno ovviamente fa i calcoli con le proprie esperienze e con quello che ovviamente ha. Poi ribadisco, la DAD è un qualcosa che dobbiamo accettare perché è giusto che continuino a formarsi, ma non è la soluzione migliore. La presenza è sempre migliore, ma la serenità e la salute penso che non abbia prezzo né di libri né di cultura né di niente, che per quanto la cultura abbia un suo prezzo, ma veramente dopo diventa proprio troppo venale il tutto. Quindi. Barletta, lei invece manda suo figlio a scuola tranquillamente, non vive questo passaggio con ansia, con angoscia, no? No, 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 assolutamente, direttore. Non la vivo perché io sono abituato a convivere, facciamo, diciamolo così, sono abituato a convivere anche con milioni e milioni di batteri e di virus in ospedale e conosco un pochettino il pericolo che la vita ci pone ogni giorno. Capisco e comprendo la paura di tutti, questo però sì, quello sì, posso capirla e ci mancherebbe altro. Io condivido anche molti, molti aspetti di quello che diceva la mamma di un alunno, la signora che è invitata qua oggi. Però mi va di dire che effettivamente c'è un discorso direttore psicologico che va visto bene. Ecco, ora, noi non guardiamo, io non guardo nell'aspetto pure totalistico mia figlia, guardiamo l'aspetto pure generale, perché ci sono pure dei bimbi, delle bimbe che non hanno la presenza dei genitori sempre, che ci stanno dietro e che comunque anche a livello didattico l'aiutano. Quei bimbi ne soffrono, io dico ci sono delle persone che ne soffrono, noi siamo un attimino più tutelati, i bimbi ora in queste famiglie sono più tutelate da genitori capaci pure e volenterosi, però ci sono quelle famiglie un po' disagiate che ne soffrono, quindi la scuola a distanza è una sofferenza vera e propria, guardiamo anche quelle famiglie là. Io però volevo un appunto per chi non lo sapesse, mi va di dire che ci sono anche delle normative che tutelano queste persone che vogliono fare una scuola homeschool, la conosciamo un po' tutti, quindi a casa i genitori possono impartire delle lezioni per poi arrivare alla fine dell'anno, fare un esamino, quindi essere ammessi. Quindi è bene che si sappia anche questo, per coloro che hanno il problema esiste, che hanno la paura di mandare i figli a scuola perché l'autobus pieno, il genitore, il nonno che naturalmente vive in casa che può avere dei problemi, giustissimi, ci mancherebbe, c'è la situazione, c'è l'homeschool, quindi ci sono dei riferimenti normativi che lo attestano, direttore. Sentiamo Anna Maria De Luca. Non sono d'accordo, nel senso che qua non è una questione di paura, ma è una questione di realismo. Allora, c'è un DPCM del 7 agosto che regola il trasporto scolastico. Se fosse realizzato, noi potremmo andare a scuola
tranquillamente, il fatto che non è realizzato, cioè si tratta di applicazione di regole, cioè, si tratta di, cioè bisogna essere concreti, si tratta di metri di distanza che non viene realizzato nei nostri comuni perché molti comuni non sono in grado di rispettare le regole che ha fissato il governo. Quelle regole funzionano se vengono applicate, se vengono applicate noi siamo tranquilli, noi dentro la scuola le applichiamo, ma se fuori dalla scuola non le applicano, non si tratta di paura, ma si tratta proprio di calcolo di probabilità. Perché se, cioè se la, poi tra l'altro la didattica a distanza non è questo incubo come si vuole far passare, perché c'è una comunità scientifica infinita, internazionale, di esperti, di pedagogia, di varie discipline psicologiche, umanistiche, che hanno sviluppato delle nuove modalità di fare didattica a distanza. Io, noi abbiamo fatto presentazioni di libri, abbiamo fatto un evento antimafia in didattica a distanza, si può fare tutto. Cioè, non è vero che la didattica a distanza, certo, manca il contatto, come dire, fisico, però come tutte le cose, si può fare bene o si può fare male. Cioè, fatta bene, e la comunità scientifica ci sta aiutando perché ci stanno proponendo corsi, progetti di ogni tipo per realizzarla bene, ha anche dei vantaggi invece, anche dei vantaggi, e riesce a tirare fuori dai ragazzi delle potenzialità che in presenza non vengono. Alcuni ragazzi, per esempio, hanno imparato molto nel campo della comunicazione, alcuni ragazzi hanno imparato a fare i blog, per dire, noi l'abbiamo fatto l'anno scorso, però si entrano nella scuola competenze diverse che normalmente non ci sono. Quindi io, come dire, smonterei quest'idea che la didattica a distanza non funziona, non serve a niente, non, cioè fatta bene serve assolutamente. Risponde? Chi vuole rispondere a questo? Direttore, io volevo Sì. semplicemente dire al dirigente scolastico che non lo so quale scuola quale scuola dirige, ma qua a Cosenza le aule sono raddoppiate, quindi sono state fatte aule il triplo di quelle che erano, quindi gli alunni non ci sono più quelle classi pollaio, la distanza interpersonale fra l'uno all'altra è di 2,5 metri a Cosenza, quindi non dimentichiamo che la Zumbini è divisa a metà, metà va al via Milelli e metà rimane alla Zumbini con le aule raddoppiate, cioè voglio dire è stato fatto un lavoro immane, se questo lavoro immane deve servire continuare a fare la didattica a distanza o per sperare che qualcuno accompagni i ragazzi con il taxi, non lo so, cioè, allora non faremo mai scuola. Poi l'altra cosa, io ho fatto l'esempio di mia figlia, cioè io parlo da genitore. E non solo parlo da genitore, parlo da operatore che ha dei colleghi con dei figli e dei bambini che vengono, mi dicono che i bimbi non capiscono nulla, perché un bambino dalla prima media alla terza media, elementari non ne parliamo, ma diciamo alle scuole medie, gli adolescenti alle scuole medie, davanti al computer si distraggono a vedere le figurine dei calciatori, si distraggono, sono davanti al computer, ma sono così davanti al computer. Alcuni con la buona volontà riescono ad apprendere qualcosa, ma io l'ho fatto l'esempio di mia figlia 2 giorni che va a scuola ha preso un ottimo voto in matematica perché la professoressa gli ha spiegato dal vivo e ha capito perché era attenta alla lezione, non si è mossa dal banco anche per via di questo virus, insomma, sono molto più Devo composto. fermarla un attimo perché devo sentire Giusy Scusa. Sessi che voleva intervenire, perché No, poi. sì, prego, prego. No, era quello che dicevo, No, l'appunto era per quello. carità, per me può finire il pensiero, assolutamente, nessuna Ci mancherebbe. imposizione. No, allora io in merito a quello che diceva la dirigente, sì, è vero, tutto quello che viene fatto, se fatto bene, automaticamente c'ha un suo risultato. Stessa cosa vale, e ora mi allaccio però anche al signore. Non possiamo però condannare tutto, quindi la scuola, i professori, la DAD, se ad esempio un ragazzino è un po' più distratto di un altro, perché è una questione anche caratteriale, perché allora dovremmo proprio andare all'albori dell'albori, il concetto educativo di un genitore nei confronti di quali sono le regole comportamentali, diciamo questo. Quindi magari ci sarà un ragazzino che ha un'attenzione maggiore sia in DAD che in presenza, viceversa la può avere di meno. Poi ovvio là c'è il ruolo del professore e del docente che dovrebbe di conseguenza portare l'attenzione sull'argomento, pesante o non pesante, meno che sia, e nello stesso tempo coinvolgerlo in maniera diversa. Quindi penso che sia quello. Io presuppongo che comunque tutti i docenti facciano il loro lavoro e lo facciano nella maniera più
che più gli è possibile, perché comunque anche per loro c'è una grande differenza ad avere gli alunni, a vederli tutti nei riquadrini rispetto ad averli tutti grandi e larghi. Per quanto riguarda poi una questione strutturale degli edifici, ovviamente ci sarà chi avrà più possibilità di avere un edificio di tanti metri e di altri metri, di altro meno, però tutti i comuni, perché là poi entriamo nel concetto legale, hanno dovuto per legge dover modificare la loro struttura per poter far partire tutti gli alunni a settembre. Quindi ora uno avrà 3 metri, ora uno ne avrà 7, basta che ne aveva uno, la legge ti permetteva di entrare. E questo è successo in tutte le scuole. Chi non aveva gli edifici, gli è stato aperto un altro edificio dove hanno dislocato delle altre sezioni. Lasciando stare il concetto di cosenza, sicuramente ognuno ovviamente parla per il suo operato, per il suo comune, per la sua struttura. Non penso che la dottoressa abbia una classe pollaio, penso ancora di più che proprio per come ci sta esponendo il tutto, abbia fatto quello che poteva e quello che doveva dire. Io e noi scuola abbiamo fatto tutto, ma se non ci aiutate, non ci mettete nelle condizioni che per arrivare a scuola, quello che dovevano essere rispettate. Un esempio l'abbiamo avuto sabato, domenica, quando domenica su Corso Mazzini siamo diventati zona arancione, siamo diventati tutti liberi di fare quello che vogliamo. Però poi dopo non vi lamentate, vorrei dire a qualcuno che poi dice: ah, però mi ha tossito vicino, non ha seguito la distanza. Ma gioia, la questione è poi una questione proprio di educazione civica. Se non ci riusciamo a far capire quali sono le cose, poi ognuno è più intelligente, uno è meno intelligente, uno è più responsabile, uno meno. Di conseguenza si fa questo e si porta verso gli alunni. Come si dice, insegna un bambino per non educare un La adulto, devo no? fermare un attimo perché ho la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Ci sono tantissime domande dei nostri telespettatori, ne scelgo qualcuna, una rivolta al dirigente Anna Maria De Luca. Dice sì, va bene, ci sono dei problemi legati ai trasporti e compagnia bella, ma la dottoressa De Luca lo sa che molti bambini a casa possono non avere il computer? Allora, i bambini a casa ce l'hanno il computer perché glielo diamo noi, nel senso che la scuola dà i tablet a chi non li ha, ne abbiamo comprati tantissimi, poi li abbiamo comprati noi, altri li ha dati il ministero. Volevo dire al dottore di prima, che è in collegamento, che io non ho il problema del distanziamento interno, perché anche noi abbiamo buttato giù pareti, alzato pareti, smontato locali. Io ho classi massimo di 10-12 bambini. Il problema non è interno, le scuole hanno fatto tutto questo lavoro. Il problema non è interno, il problema appunto è esterno, dei de trasporti, come dicevo. Invece per Tony Barletta c'è questa domanda, dice, ma il dottore lo sa che i bambini non osservano le regole, quindi come possiamo noi genitori essere tranquilli quando li mandiamo a scuola? E allora la scuola, io dico che la scuola non dovrebbe iniziare mai fino a quando non termina questa situazione pandemica, non siamo al sicuro, non escono i vaccini e non si vaccinano tutti, allora solo in quel caso saremo sicuri di mandare i nostri figli a scuola e ricomincerà la vita normale. Quello, se deve cominciare, comincia con i rischi che ci sono, purtroppo. Non possiamo che essere È arancione come noi, il Piemonte è arancione, ma i ragazzi rimangono a distanza. Cioè, non è una cosa strana, per questioni di sicurezza, pure la sanità del Piemonte mi risulta che sia migliore della nostra, e rimangono a distanza. Quindi non è strano quello che noi diciamo, è una questione di precauzione. Ma magari a gennaio cambiasse, cioè, ma magari a gennaio le cose cambiano, insomma, voglio dire, non è un problema per chi pensa che la scuola deve cominciare. La scuola, perché come me, che pensa che la scuola che dovrebbe essere in presenza, è perché la scuola deve essere in presenza. Poi non è una questione di tempistica, cioè la tempistica io l'ho detto fin dall'inizio, non sono i 15 giorni di dicembre direttore, sono la scuola in presenza o no, che si inizi a gennaio, magari le cose si risolvono in questo periodo di Dottore, feste.
Bene, Deve anche considerare che i ragazzi di oggi non sono come eravamo noi, cioè noi abbiamo fatto tutti quanti la scuola in presenza, il computer abbiamo imparato tutti da grandi ad usarlo, questi sono bambini che nascono con il tablet in mano, cioè i ragazzi oggi hanno la maggior parte delle informazioni fuori dalla scuola, la scuola, come dire, insegna quello che deve insegnare, poi filtra e sistematizza tutto quello che imparano da fuori, quindi non è così innaturale per loro usare la tecnologia. C'è cioè, un bambino di 2 anni con un cellulare in mano, lo sa so usare meglio di me. Cioè, esiste anche una questione, voglio dire, quasi di filogenesi, no? C'è una modifica, alcuni bambini nascono proprio col pollice modificato rispetto a 3-4 generazioni fa. Ci sono modifiche fisiche, biologiche, lei lo sa bene, essendo medico, dovute proprio all'uso di questi mezzi tecnologici. Quindi, cioè, noi se ci avessero messo 8 anni di fronte a un computer, improvvisamente non sapeva neanche come si accendeva, sarebbe stato il panico. Ma per loro è molto più naturale, cioè non è così drammatica come, cioè, sembra più drammatica a noi adulti che non abbiamo tutta questa dimestichezza con le tecnologie, che a loro che vivono immersi in questi mondi, diciamo, virtuali. Dirigente, io convengo con lei in questa disamina, però ho paura che tutto fosse una regola, ecco, che la DAD diventasse una regola, che la DAD ogni qualvolta c'è un problema a scuola diventa una regola. Allora no, perché comunque si dovrà ricominciare a fare scuola in presenza. Questo è quello che dico. Insomma, vogliamo lanciarlo pure questo messaggio. Prima o poi la scuola sarà in presenza, ma Guardi, si comincerà. noi siamo in presenza, la mia preoccupazione è il trasporto Si pubblico. comincerà a fare educazione fisica, i ragazzi faranno pallavolo, i ragazzi faranno calcetto, i ragazzi faranno attività fisica e motorie che sono importantissime. Lei mi insegna, dottoressa, si facevano in tempo di guerra, Mussolini faceva fare la ginnastica la mattina alle alunne e in tempi di guerra si faceva la ginnastica, quindi sappiamo che quanto è importante anche l'attività fisica e tutto il resto, quello che lei conosce bene meglio di me, ma ci mancherebbe. Ma questo è un Però dobbiamo virus, dire che dottore, non è una la guerra, quindi in tempo di guerra l'educazione fisica si può anche fare, con il virus no, perché cioè, in tempo di guerra sì, poteva cadere una bomba, ma non è che si ammalavano 50 bambini perché facevano palestra nella stessa stanza. Oggi è possibile, quindi non è che ogni volta che c'è un problema si parte in DAD, questa è la prima volta nella storia dell'Europa, perché c'è una pandemia, è una cosa che non succedeva da secoli, quindi non è siamo che è una cosa minima per cui si ricorre alla DAD. Questo è un problema gigantesco, con milioni di morti, un'economia che crolla, decine e decine di aziende che cercano un vaccino che non si trova. Cioè, non è una scusa, è un problema reale, concreto. Poi lei lavora in ospedale, lo sa bene che significa. Io sono preoccupata perché se il virus si espande e i nonni si ammalano, non so voi negli ospedali come farete. Non ho proprio idea. Speriamo in E una sanità anche migliore, voi che speriamo in una dovremmo sanità stare qui. migliore. Speriamo in una sanità migliore, lo speriamo tutti. Speriamo Non una si può sanità. costruire in 2 mesi una sanità migliore perché, come diceva lei, non è questione di persone, è proprio il sistema. È il sistema, e quindi ce l'abbiamo già visto adesso con i tamponi, le ASL hanno i frigoriferi pieni di tamponi, ci mettono settimane e settimane prima di dare un risultato, il sistema non regge. Dottoressa, io guardo pure l'aspetto psicologico dei bimbi che non è da sottovalutare. Sì, però l'aspetto psicologico esiste finché uno è vivo, nel senso l'aspetto psicologico è importante, ma la salute fisica va anche al di sopra dell'aspetto psicologico, perché i ragazzi Speriamo poi hanno una l'evoluzione, capacità di ma recupero come descrive? importante. Ma lei sta descrivendo un'ecatombe, dottoressa, mi scusi, sta descrivendo un'ecatombe di bimbi, tutti i bimbi morti, speriamo così uno vivi. E insomma, voglio dire, i numeri non parlano. Nonni, nonni, io mi preoccupo degli anziani, i Ma bimbi i lo so che nonni, non muoiono, io mi ecco, preoccupo degli e lo fa anziani, dei sforzo nostri anziani. Ma questa è è quello. Lo un'ecatombe, sforzo dottore, cioè, è i quello, ma lo numeri sono sforzo è quello. sotto gli occhi di tutti, sono morte milioni di persone in tutto il mondo e ancora stanno Ha continuando a maggior morire. ragione, Non è che dottoressa, si ha tratti maggior di ragione. cifre piccole, sono cifre gigantesche. La Calabria finora è stata graziata,
A maggior ragione, cielo i dice che nonni sarà ancora così. vanno salvaguardati per primi, a maggior ragione. Quindi il contatto con i nonni, con i papà anziani, è quello che si deve evitare, il contatto ravvicinato. Io sono per delle regole, non a Natale cenoni, non messe a mezzanotte, sono per tutte quelle regole che ci portano a un abbassamento della curva epidemiologica. Però dico che i bambini in questo, cioè, sono salvaguardati fino a un certo punto, perché così, stando in casa, c'è un affetto, c'è un discorso psicologico che va tenuto, dobbiamo tener conto, purtroppo, Sì, vabbè, dottoressa. però là subentra anche la Sentiamo questione Giusy. del genitore, dottore, mi scusi, però, cioè, anche il genitore subentra nel momento in cui un bambino, che sicuramente da un punto di vista psicologico sarà, diciamo, mi passi questo termine, ma non lo prenda realmente per la sostanza di quello che vuole esprimere, cioè devastato, no? Però c'è un genitore che deve compensare per fargli vivere la vita, la realtà per quella che è, ma non in maniera. Ma io non penso che i ragazzi fossero sono dell'elementare, della media e del liceo, bisogna dargli responsabilità maggiori come se fossero tutti. Gli si spiega com'è la situazione, però poi dopo subentra il genitore laddove vede che un figlio psicologicamente provato, la funzione del genitore è anche quella di andare a Natale a comprare il regalo, il pacchetto, fare l'albero. Poi ritornando al concetto dei nonni, non bisogna fare i cenoni. E ad esempio mia figlia che va a scuola, però vive a casa con il nonno. Il nonno lo tengo sul balcone quando mia figlia ritorna da scuola perché magari nel tragitto ha potuto. Cioè, comprenda un po' anche la situazione. Ci sono famiglie dove realmente i nonni vivono a stretto contatto con i nipoti 24 ore su 24 perché vivono insieme. Quindi io mi rendo conto di quello che lei dice, però nello stesso tempo concordo perfettamente con quello che dice la dottoressa, che non sta assolutamente manifestando un'ecatombe che noi stiamo vivendo, semmai l'esatto opposto, dice in questo momento c'è questa situazione e ok, perfetto, il mio problema è il trasporto, cioè la zona è praticamente fuori la scuola, io non ho la sicurezza che fuori scuola i ragazzi nel momento in cui entrano stanno tutti perfetti, sono tutti, non hanno contratto il virus con qualcuno, ma non posso neanche fino a un certo punto, poi dopo, essere un dittatore nel dire a un bambino, a un compagno, perché anche lì sarebbe poi allora una violenza psicologica, non ti devi muovere, devi stare zitto, non devi fiatare, devi stare fermo, stai attento perché se saluti un compagno ti arriva il Covid, cioè anche quella allora è una violenza psicologica che credo sia molto più forte nel riuscire a vedere anche un professore da una telecamera. Questo è il mio pensiero, quindi dato che ancora siamo in democrazia, questo è il mio pensiero e lo manifesto. Penso che estremizzare il tutto sia esasperato e penso che siano proprio i genitori ad esasperare, anche gli adulti ad esasperare in una maniera così, tipo che non riescono, che questi bambini assolutamente devono andare, devono fare. Io comprendo il suo pensiero, per carità, e anche lei ne saprà più di me essendo un medico. Su questo io non metto assolutamente mano, però proprio perché lei è un medico, sa quanto funziona il nostro ospedale, non ha una capacità di poter dare un servizio ai tanti che ne potrebbero ammalarsi laddove si venisse tutti quanti a contatto con persone che hanno il Covid, che magari non sappiamo. Io parlo per esperienza personale, conosco persone che hanno contratto il Covid. E so come hanno vissuto e come tuttora vivono questi 14, 15, 16, 20 giorni. Sinceramente, io non lo auguro. Io preferirei che mia figlia facesse scuola per 30 mesi pur di non vedere, ad esempio, il padre da una stanza o da una finestra. Sono onesta, glielo dico, perché questo è il mio pensiero e quello è quello che vorrei manifestare. Ma mia figlia non gliele sto facendo vivere in una maniera tanto tragica. Sicuramente. Rispetto a me, quando avevo 12 anni, non ha la serenità che avevo io, diciamo anche questo. Però mi sembra che anche dire no, puoi andare tranquilla perché tu devi andare a scuola, indubbiamente se stai dal computer, ma per carità di Dio, pare che un altro poco questi poveri professori, chissà che cosa sono. No, secondo me, almeno questo è il mio pensiero, Toni penso che ci Barletta, estremizzi perfetto, un po' Toni Barletta. No, io direttore, io voglio rettificare sul fatto del medico. Io ho citato prima, ho detto che sono un operatore sanitario, ma ecco.
per l'appunto sono un infermiere, un paramedico, quindi che non mi si attribuisca qualcosa che non sono, per carità di Dio. Sono un infermiere e lavoro in una subintensiva all'azienda ospedale di Cosenza. Detto questo, se ho dato l'impressione di essere un medico, me ne scuso con i telespettatori, non è la mia No, no, non l'ha intenzione. detto, non l'ha detto, Ho quindi. detto operatore sanitario per non dire, insomma, poi ognuno in ospedale, tutti gli operatori sanitari, qualsiasi profilo, sono persone veramente Hanno un eccezionali. ruolo, ognuno ha un ruolo perfetto all'interno di un sistema, ognuno occupa uno spazio ed è utile alla causa comune. Ho dato l'impressione, ma non ho detto medico. No, guardi, io devo essere sincero. Questo ragionamento molto, molto, come dire, molto sobrio della signora, della mamma, e molto sobrio anche della dirigente scolastica, voglio dire, mi piace, ecco, apprendo delle cose pure che alcune volte non si conoscono, per carità di Dio, ci sono delle situazioni per cui non li conosciamo, ci sono anche dei paesi, Cosenza è una provincia molto vasta e quindi ci sono delle realtà che non conosciamo. Però comunque devo sottolineare sempre l'aspetto di una città come Cosenza che spesso non ha, io dico, non ha il problema forse dello spostamento oppure degli autobus, non ha il problema dell'affollamento sugli autobus, almeno credo, perché poi le scuole sono un po' tutte al centro Beh, e c'è siamo un proprio in isolamento. chiusura, dottor Toni Balletta, siamo proprio in chiusura. Per chiudere, ripeta qual è il suo messaggio, perché poi devo sentire Anna Maria De Luca. Sì, il mio messaggio è di essere fiduciosi, fiduciosi nella sanità cosentina, nella nostra sanità, perché credo che da qua a poco quelle cose non possono che migliorare. Fiducioso sui ragazzi e sui nostri figli, che alcune volte si pensa che siano un po' svogliati, ma io credo che siano molto intelligenti, Quindi capiscono. lei dice, continuiamo a scuola in presenza. Al fuori Questo. in presenza, con le dovute precauzioni. Bene, grazie. Anna Maria De Luca, andiamo a chiudere. Le scuole devono stare aperte, bisogna potenziare e garantire la sicurezza sugli scuolabus. I sindaci che decidono di tenere le scuole aperte devono investire in sicurezza nei Ma mezzi di attualmente trasporto questo per i ragazzi, accade? Questo avviene altrimenti attualmente è in Calabria? troppo pericoloso. Anna Maria, questo avviene in Calabria attualmente? No, io ho scritto stamattina al prefetto perché ieri alle 6 sono andata a vedere il mio scuolabus, erano tutti ammassati, senza un accompagnatore che guardava i ragazzi, senza nessun rispetto delle distanze Covid, quindi mi è preso un mezzo infarto quando ho visto i ragazzi tutti ammassati in quel modo, dopo tutta la fatica che noi facciamo appunto per distanziarli, fare le aule piccole, eccetera. E questa è una responsabilità sanitaria che è del comune. Perché il comune due cose deve fare, la mensa e il trasporto scolastico. Stop, almeno su queste due cose che siano garantite le norme Covid. Guardate, arrivano tanti messaggi, non li posso leggere tutti, siamo proprio in chiusura, però tra la stragrande maggioranza dei messaggi che arrivano sono di questo tenore, non è il momento della didattica in presenza. Questo è quello che arriva dai nostri telespettatori. Un flash proprio rapidissimo, un secondo a testa. Prego, prego, parta Giusi, velocemente. Niente, è una questione semplicemente di essere lungimiranti nel voler che i figli continuino la scuola tranquillamente, non è assolutamente essere precipitosi nel fare le cose. Poi, come si dice, la pazienza aiuta, indubbiamente. Noi ora dobbiamo semplicemente sperare che tutto migliori in meglio, ma siamo fiduciosi, però l'unione fa la forza, Quindi lei quindi quello è. dice, per chiudere, si continua con la didattica a distanza. Ma sì, ora non è questo l'errore, il problema non è la didattica a distanza, il problema è altro. Quindi se bisogna stare in didattica a distanza per poter andare in presenza per sempre, facciamo la didattica a Bene, va distanza bene per un così, va bene così. Toni Barletta proprio in chiusura, 5 secondi. Sì, la scuola è in presenza assolutamente, è un grazie ai professori per quello che stanno facendo. Anna Maria De Luca, chiudiamo. Scuola a distanza per le condizioni della sanità calabrese.
e dei trasporti. Bene, adesso è proprio tutto. Vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie agli ospiti che hanno animato questa puntata di Focus. Domani altro appuntamento, altro argomento, altro oggetto di discussione. Grazie, arrivederci, buon proseguimento.